Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale e benvenuti ai nuovi sul mio canale. Oggi vi voglio far vedere una bellissima cosa. Praticamente è un po' di giorni, sarà circa una settimana, che ho l'anatra germano che sta covando. Non vi ho detto niente perché ho detto poi magari abbandona il nido. Invece no, ormai possiamo, diciamo, come si dice, possiamo pubblicarlo, dirlo chiaramente, che l'anatra sta covando. Adesso vi faccio vedere com'è impaziente, come è agitata, come, eccola qua, come starnazza, non so se si dice così. Eccola qua, guardatela. Vede, è uscita adesso a mangiare e a bere. Adesso vi faccio vedere il suo nido, perché, eccola qua, sentite, sentite. È super agitata, guardate che spettacolo. È come se dicesse: sto diventando mamma, cioè non lo so, è super agitata, contenta. Adesso gli andiamo a dare d'acqua, gli andiamo a ridare dell'acqua, poi gli portiamo il mangiare fuori e dobbiamo ancora aprire le galline. Qui abbiamo i nostri occhi. Adesso vi faccio vedere il suo nido. Allora, lasciamola un po' tranquilla. Qui poi ho montato la tela, non so se si vede, se notate, eccola qua. Forse mi tira un po' la punta del ciliegio. Vabbè, è uguale, anche se me la tira, diciamo, di qua meglio, non mi va a fare ombra, diciamo, sulle olive. Allora, ora vi faccio vedere. Scusate per il casino. Allora, ecco qua dove mi è andata a fare il nido. Allora, non so se lo vedete. Scusate, no? Ecco qua il nido. Se vedete, aspetta, non voglio. Eccole qua. Vedete le uova? Ok, ricopriamo tutto. Quello è praticamente il suo nascondiglio. Quindi sono davvero contento, speriamo nascano dei bellissimi anatroccoli. E cos'altro? Adesso andiamo a aprire anche le galline. Aspettate che sennò qua mi si allaga tutto. Andiamo a dare un po' di acqua qui. Allora, e perché le anatre la sporcano davvero davvero tanto. Sentite come contenta. Sentite come contenta. Ok. Adesso andiamo ad aprire anche le galline. Eccole qua, le ho liberate. Oggi purtroppo dovranno rimanere qua dentro perché devo fare dei lavori qua, tappare dei buchi, mettere le reti perché mi stanno facendo un po' troppi casini, per cui devo un po' rimettere a posto tutti questi buchi qua, ci rimetterò poi le reti perché sennò mi fanno, insomma, mi fanno pistare intera anche le piante. Guardate, poi le olive stanno iniziando a sbucare, guardate che spettacolo. Guardate, bene, bene, bene. Le piante giovani invece purtroppo stanno tutti seccando, i fiori non faranno niente perché si vede che le radici si devono ancora formare. Vi faccio vedere questa. E poi niente, eccole qua. Anche questa qua era carichissima di fiori, non so se li vedete, però di olive mi sa che non ce ne rimarrà neanche una. Addirittura guardate qua. Ah no, questa, ok. Queste devono o essere innaffiate, però preferisco di no, modo che almeno le radici vanno bene in profondità. Quindi dicevo, qua c'ho della sabbia che andrò a tappare un po' di buchi. Poi lì ci metterò la rete come ho fatto in questi qua, soltanto che purtroppo adesso non piove, quindi non sta ricrescendo l'erba e questo è un problema. E nulla, dai. Qui abbiamo il nostro padovano
perché adesso intanto, come li vedete, non sono in grande forma e splendore, perché fra poco inizia la muta, per cui tanti inizieranno a spiumarsi. Quindi niente, che dire, ciao, ciao cocchina, ciao, 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 ciao. E cosa vi volevo dire? Dai, ragazzi, bisogna battezzare il nuovo gallo padovano, il suo predecessore era Rapanui. Qualche suggerimento? E niente, scrivetemelo nei commenti. Tanto qua si barucano un po'. E poi, che dire? Oh, guardate, guardate, guardate. No, è finita. C'era una risa tra Zorro e il gallo araucano baffuto. Benissimo, dai. Allora, vi lascio, vi do appuntamento al prossimo video. E nulla. Spero vi sia piaciuto e speriamo nascano dei bellissimi anatropi. Ciao a tutti.